Bella a tutti ragazzi, qui Mirik vi parla. Come potete vedere sono tornato con un nuovo video e sì, a dire il vero questo gameplay avrei voluto portarlo un po' migliore, in quanto anche il clan in cui volevo entrare, alcuni di voi nei commenti l'hanno indovinato, mi ha detto dai mettici sotto e porta altri gameplay. Certo, avrei voluto portare, non so, un nuclear in 3 minuti così, però ormai avevo promesso che vi avrei portato questo. È un nuclear con lo scorpione Evo effettuato su Express e forse questa è l'unica caratteristica un po' speciale, se così si può dire, che ha questo nuclear, in quanto non si vedono molti nuclear in Express su YouTube, perché è una mappa di solito molto chiusa, in cui si, cioè chiusa nel senso stretta, però che ha degli spawn aperti. Non so bene come spiegare cosa intendo, però spero che alcuni di voi abbiano afferrato ciò che intendo dire. Se è così fatemelo sapere nei commenti. E comunque volevo anche dirvi, informarvi di un'altra cosa, quindi ho deciso anche di portarvi un video abbastanza lungo in cui avrei potuto impiegare un po' più di tempo. Allora, domani, mercoledì, abbiamo l'open lobby e ora andremo un po' nei dettagli in quello che faremo in questo open lobby e vi darò due o tre dritte su quello che dobbiamo fare. Allora, siccome ho già visto un video di un mio amico, che è LorexD, in cui anche lui aveva fatto l'open lobby, io non lo sapevo che l'aveva fatta, non è che intendo copiargli l'idea, ho già voluto farla anch'io così per gli affari miei. Comunque sì, che ci sono state delle connessioni abbastanza sdrogheggianti nella sua partita. Comunque diciamo, io ho una buona connessione, quindi credo che non sia un grande problema quello dell'host. Posso ben prendermi io l'incarico di host, in quanto sì, appunto, ho una buona connessione, dovrei dare minimo 3 tacche a tutti voi. Quindi, detto questo, volevo anche dirvi che allora, cosa faremo in questo open lobby? Io avevo intenzione di fare per prima cosa un po' un cerca e distruggi, però con le armi, non coi cecchini. Poi magari un tutti contro tutti coi cecchini. Un tutti contro tutti con i cecchini e poi magari, perché no, anche un cerca e distruggi con i cecchini. Per in che modo potremmo fare questo, in quanto alcuni di voi non avranno Skype? Io non ho l'auricolare per parlare per parlare con la PlayStation, quindi io potrò comunicare solo con quelli di Skype, diciamo. Quelli che non hanno Skype come faranno a capire se giocheremo con le armi o con i cecchini? Allora, io userò come strumento, diciamo, di comunicazione con voi la clan tag. Ad esempio, se voi vedete che nella clan tag mi metto DSR, voi potete usare i cecchini. Io mi metto DSR perché cecchini non ci sta, ma DSR sta per tutti i cecchini. Se no mi metto armi e potrete usare quelle che vorrete, tranne i mitraglioni. Beh, se qualcuno voglia di usare i mitraglioni lo faccia, non mi starà molto simpatico, comunque lo stesso. Poi detto questo, potremo magari, quando alcuni di voi andranno via, perché non credo che stiamo, cioè io l'open lobby la inizio alle 3, però probabilmente fino alle 8 di sera sto lì a giocare, vedo magari se anche alcuni di voi hanno voglia di rimanere in gruppo, o magari la facciamo durare un po' e poi usciamo, vediamo come cavarcela. Comunque per chi magari rimane fino in fondo, se rimaniamo tipo 9-10, ci riusciamo a cavarcela, a farci una bella partita in guerra terrestre con le ricompense di supporto per fare una high score o un nuclear, possiamo anche cavarcela in questo modo. Allora, detto questo, volevo un po' parlarvi della partita. Come detto in precedenza, appunto, è stato un nuclear su Express. Come classe sta usando lo Scorpio Nevo, che avendocelo a livello 2 ho accessoriato solo col mirino laser. Stavo in gruppo con Kavaz, che anche lui è un mio iscritto, perché l'ho aggiunto per l'open lobby, però è un bravo giocatore, ve lo saluto. E sì, e gli dico grazie perché anche qua mi ha chiamato due Vulsat in momenti molto importanti, anche se poi a metà partita, quando ero instancabile, mi ha chiamato i cani, ma lui non lo poteva sapere in quanto non stavo parlando. Comunque lo ringrazio. E sì, questo nuclear abbastanza, non dico veloce, però nella media, diciamo, sui 5 minuti, un nuclear abbastanza carino da vedere, perché non ci saranno spazi vuoti in cui non ucciderò nessuno. Alla fine, arrivato a 28, ho rischiato di fare un altro, un ennesimo nuclear fail. Veramente tanto ho rischiato di farlo. Come vedrete poi, arrivo in mezzo a 2. Mi sono salvato solo perché avevo il C4, sennò sarei morto. Immaginatevi le sclerate. E comunque sì, perché veramente, ragazzi, se io dovessi portare una serie di nuclear fail, tipo nuclear fail e 1-2, il mio canale avrebbe 7 video al giorno, come minimo. No, dai, sto scherzando, però ne faccio veramente tanti. Tipo, anche nella caserma col vecchio account avevo, diciamo, 50 brutali e 10 nucleari. Non avevo 1000
No, mille mille cose. Avevo fatto un casino di fail, diciamo. Poi avete appena visto qua nel video che mi si è bloccata la connessione per un secondo e poi magicamente è ritornata. Io avrei veramente sclerato se mi fosse, se fosse bloccata la play, però vabbè. Anche qua avrei potuto benissimo concludere il nuclear un mezzo minuto prima, solo che purtroppo il tipo ha fatto la quadrupla con il colpo fulminante e non sono riuscito a concludere la partita in quell'istante. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Dopo il nuclear, come sempre, ci saranno un po' di gun streak, non so, 5-6, ma non so se arrivo anche a 40, non credo. Comunque vedete qua che rischio di morire. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito domani tutti ad esserci all'open lobby, tutti quelli che ho aggiunto nella lista amici. Spero che ci divertiremo molto e poi registrerò ovviamente la partita e ci farò sopra un commento dove parlerò un po' di come è andata. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a lasciare un mi piace, iscrivermi al mio canale e dirmi nei commenti cosa ne pensate di questo video. Quindi basta, detto questo, vi saluto. Per oggi da Midino è tutto e bella!